Una piazza che, grazie ai giovani, grazie all'amministrazione comunale, possiamo dire, ha ripreso colore. E il colore è anche vita, è anche gioia, è anche allegria. Sì, questa piazza ha ripreso vita grazie all'impegno del Forum dei Giovani di Mercato San Severino e soprattutto grazie al bando regionale a cui abbiamo avuto accesso e che abbiamo vinto e che ci siamo aggiudicati. Il bando è Giovani in Comune e il finanziamento che ci è stato concesso è di 15.000 euro. È un impegno, cioè non vi fermate al colore. No. L'obiettivo è quello anche di rendere e di attivare altri progetti. Quali? Sì. La piazza è stato uno degli obiettivi principali del direttivo attuale del forum. Ovviamente l'impegno è quello di creare aggregazione, sensibilizzare ai temi dell'attivismo civico, avvicinare i giovani alle istituzioni e ovviamente il progetto è costituito da tante altre attività come pedalate ecologiche, domeniche culturali, la cui finalità è appunto quella di aumentare la partecipazione dei giovani e avvicinarli alla vita amministrativa, politica della città. Piazza 20 Settembre non è soltanto i murales, non è soltanto il colore, ma è anche un progetto importante che si collega tra l'altro a un progetto di Corso Diaz, un progetto integrato per stravolgere il volto della piazza e del corso. Sicuramente l'amministrazione qualche giorno fa ha candidato due progetti importanti: la riqualificazione di piazza 20 Settembre e la riqualificazione del Corso Diaz, perché ovviamente sono il cuore della città, va assolutamente ristrutturato perché è stato negli anni pensato male di poter creare opere di questa portata con tonnellate di cemento. Ovviamente i progetti che noi abbiamo presentato sono prossimi alla definizione. Prevedono la realizzazione di un restyling generale sia di Piazza 20 Settembre che di Corso Diaz, e consiste appunto in una immissione di panchine, nuovi punti luce e soprattutto Piazza 20 Settembre prevede nel piano inferiore 107 posti macchina per far sì che possano integrare il centro con l'arrivo di cittadini e quindi creare una sorta anche di centro commerciale, perché noi come tradizione abbiamo il Corso Diaz che è un centro commerciale.